È stata inaugurata nel pomeriggio dello scorso sabato 21 settembre presso la sala espositiva Mario Tapia dello Spazio Cultura a San Giuliano Milanese la mostra di pittura collettiva presentata dagli allievi del corso di pittura del Centro Anziani. Una scuola nata ormai parecchi anni fa per insegnare a dipingere, riservata esclusivamente agli anziani, che assolve ad un compito sociale di aggregazione, ma che offre interessanti, a volte inaspettati, risvolti artistici. Notevole infatti la qualità delle 85 opere esposte che, se non fosse per la presentazione che ne ha ben identificato gli autori, durante la quale ha preso tra gli altri la parola anche l'assessore Maria Grazia Ravara in rappresentanza dell'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento, non si immaginerebbe certo fossero opere dilettantesche create dalla fervida vena artistica ed evidentemente da una irrefrenabile passione da anziani che si ritrovano un paio di volte alla settimana per studiare pittura e incontrarsi con gli amici. La scuola di pittura è una delle tante iniziative messe in campo dal Centro Anziani di San Giuliano Milanese, ma si distingue per la semplicità e la pacatezza dei suoi componenti e per la stima che si è conquistata non solo presso le autorità, ma tra la cittadinanza tutta. Semplicità e qualità di cui ci parla l'attuale docente della scuola, Luigi Monico, già scenografo del Teatro alla Scala di Milano. Io sono Monico, ho lavorato 40 anni in scenografia e adesso mi diverto con un gruppo di persone che ha voglia di dipingere e anche loro si divertono perché con noi insieme ci diamo una mano sia per acquisire qualcosa che quello che si può risolvere e poi niente, abbiamo delle mostre, delle mostre che facciamo una volta all'anno e con del materiale che si fa sia a scuola che anche per conto proprio. La scuola, ospitata nei locali del Centro Anziani, è partecipata da 13 allievi, alcuni dei quali continuano imperterriti nonostante in teoria il corso dovrebbe durare non più di 3 anni, a frequentarlo in virtù anche di un legame di amicizia che si è creato e al quale nessuno vuole certo rinunciare.